Michela Murgia, ho un tumore, restano pochi mesi di vita. Il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono. Inizia così la toccante intervista che Michela Murgia, scrittrice e opinionista televisiva, ha rilasciato al Corriere della Sera, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro Tre ciotole. La scrittrice ha parlato del carcinoma renale che l'ha colpita e di come, allo stadio della malattia al quale si trova, non ci sia alcuna possibilità di tornare indietro. Me l'ha spiegato bene il medico che mi segue. Un genio a colpire, per tutta la durata dell'intervista, è stata la serenità impressionante con la quale l'autrice ha parlato della sua malattia. L'autrice ha spiegato come si stia curando con una terapia che non si basa sull'attacco diretto alla malattia, bensì sullo stimolare la risposta del sistema immunitario attraverso l'uso di biofarmaci. L'obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti. Terapia che servirà per combattere contro quella che la Murgia ha definito come una malattia molto gentile, può crescere per anni senza farsene accorgere. In particolare sul rene, un organo che ha tanto spazio attorno, questa sarebbe l'unica possibilità per cercare di sconfiggere il cancro in quanto, stando alle sue parole, non avrebbe senso operarsi, le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Il cancro è una malattia che la Murgia si era già trovata a dover affrontare in passato. Quando si candidò per la carica di presidente della regione Sardegna, ha raccontato di aver avuto la diagnosi di un cancro al polmone. Era a uno stadio precocissimo, lo riconoscemmo subito. Fortuna che purtroppo l'autrice non ha avuto questa volta, a causa del Covid avevo trascurato i controlli. Ero al punto che non respiravo più. Mi hanno tolto 5 litri d'acqua al polmone. Stavolta era partito dal rene. Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono. Queste le parole dell'autrice quando le viene domandato come mai abbia deciso di sposarsi proprio adesso. Michela Murgia afferma poi che sposerà un uomo, ma poteva essere una donna. Nel prenderci cura gli uni degli altri non abbiamo mai fatto questione di genere. A conclusione dell'intervista, l'autrice ha affermato di non aver paura di morire e di poter sopportare molto dolore, ma non di non essere presente a me stessa. Chi mi vuole bene sa cosa deve fare. Sono sempre stata vicina ai radicali, a Marco Cappato.